Ciao Mali, benvenuti nel mio canale. Oggi parliamo del tè dei pastori, considerato un elisir universale, un antico rimedio da tenere sempre a portata di mano. Gli ingredienti che ti serviranno sono 500 ml di acqua più o meno, 3-4 rametti. Se vuoi preparare un infuso, metti l'acqua a bollire, unisci il chai e lascia in infusione a fuoco lento per circa 6-7 minuti. Io, al contrario, preferisco il decotto perché prende proprio tutti i principi attivi di questo fantastico tè albanese. Lo trovate in Albania, Grecia, Macedonia e nei paesi balcanici. Cresce nelle montagne. È facilmente da reperire anche online, però ha un costo superiore ovviamente rispetto a se lo comprate nel paese stesso, che costa di meno. Dopo averlo fatto bollire, io preparo il decotto così. Lo faccio bollire con questi rametti per dai 3 ai 5 minuti, poi lo filtro, prende questo colore infatti intenso e anche il sapore intenso. Ci metto il miele albanese perché io da lì lo compro. La trovate la migliore qualità, la potete comprare nelle montagne se passate, ho fatto un viaggio di là. Comprate anche il miele insieme perché lo producono proprio loro nei paesini. Ed è, come vedete, il colore è intenso e il sapore è buonissimo. Lo stesso rametto lo potete riutilizzare più volte, non lo buttate. Una volta che filtrate tutto, qua ce ne sono 2 tazze e mezzo, più o meno 2 tazze. E quando lo filtrate, la pianta stessa non la buttate, ma la riutilizzate più volte finché non c'è più questo colore e poi la potete buttare. Ne utilizzate anche pochissimo, se dovete fare solo una tazza o anche solo un rametto. Io lo spezzetto in modo che entri nella pentolina e lo faccio bollire. Giustamente ora vi chiederete perché comprare una pianta che online costa tanto, perché è una pianta veramente miracolosa e utile, soprattutto nei momenti in cui si è raffreddati, infatti dalla mia voce sentirete che sono raffreddata e mi fa subito riprendere contro il raffreddore. La tosse è molto calmante, soprattutto anche per mal di gola, si è associato anche al miele albanese, sinusite. Un ottimo integratore per il ferro, se avete problemi col ferro, questo vi aiuterà tantissimo e fa molto bene. Io lo utilizzo anche d'estate, non solo d'inverno caldo, d'estate basta farlo e lasciarlo raffreddare e si può bere tranquillamente come bevanda fresca. E come ultima cosa, non meno importante ma fondamentale, rispetto ai soliti tè che sono aspri o altro, questo tè è veramente buono ed ha un sapore eccezionale se associato bene, come dicevo. E io ve lo consiglio a prescindere, provatelo almeno una volta. Se questo contenuto ti è stato utile, aiutami a diffonderlo. Metti un like se ti è piaciuto, puoi condividerlo. Se hai curiosità, puoi scrivere sotto i commenti, puoi salvarlo. Puoi iscriverti sul mio canale YouTube, Instagram, Facebook e anche sul mio blog. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo video.